e ringrazio tutti quanti voi, do il benvenuto a voi, penso che mi conosciate un poco. E vorrei dire due parole proprio in occasione dell'inaugurazione di questo terzo festival di Valsusa Film Fest. Vero, e assolutamente non intendo ovviamente leggere niente di questo, guai, se no dovremmo passare veramente, non dico la serata, ma anche il giorno domani e dopodomani. Io invece voglio ringraziare tutti quanti voi che siete venuti a questa sera, a questa simpatica manifestazione, l'inaugurazione di Valsusa Film Fest, e vorrei ringraziare in modo particolare il sindaco di Condove, la nostra sindaco. Vorrei ringraziare il Congegno. Non dico buongiorno, vero, ma buonasera a tutti quanti. Ecco, volevo dire veramente due parole nel vero senso della parola, ma grazie ancora per essere venuti qua, anche se la serata non è delle più belle, ma la vostra presenza trasforma questa serata umida in una serata molto calda, in una serata molto bella. Grazie ancora e buon divertimento per tutti. Oggi invece sono qua come presidente di Valsusa Film Fest, quindi la ringrazio ancora pubblicamente per la sua presenza, per il suo lavoro e per tutto quanto che sono sicuro lei continuerà ancora a fare. Grazie. Poi sono stato pregato assolutamente di non fare dei saluti particolari dei vari componenti che compongono il comitato del Valsusa Film Fest, e infatti non farò nessun nome e non citerò Chiara Sasso, non citerò Piero Badellino, non citerò Simona Bani, non citerò tutte le persone che fanno parte di questo comitato, perché assolutamente mi è stato detto che non abbiamo bisogno di fare una certa pubblicità per noi stessi. Invece ritengo che fare anche il nome di Bruno Carli sia anche di una certa importanza, ma non lo voglio assolutamente. L'uomo che lavoro non ha, trovami quel militare, sceglielo, fa di mestiere, sceglie il suo corpo speciale, non vuole tornare civile, una scelta che dà rispettabilità, butta col somalo a terra, brucialo, è un atto di guerra, guerra perduta in partenza con l'umanità. Se l'uomo è una bestia, che razza di bestia è il parà. Fatto questa pellicola, guardate, che mi ha colpito in modo particolare, perché molte di queste immagini che io ho visto sono le immagini della mia casa che è stata bombardata e distrutta, e sotto il rifugio dove io abitavo sono morti circa 18 persone in via San Quintino a Torino, via San Quintino 15. Thank you.
abbiamo intenzione di continuare col nostro Valsusa Film Fest. Ecco, e il settimo Valsusa Film Fest sarà, avrà come tema una parola molto ma molto strana, una parola molto ma molto breve, una parola che spessissimo i bambini rivolgono ai genitori, i bambini rivolgono a noi, i bambini rivolgono a tutti. Perché? Ecco, questo sarà il tema del settimo Valsusa Film Fest. Perché? Perché succede quello che succede? Non intendo parlare della Nestlé, però mi vorrei riferire, mi vorrei rivolgere a Donella Marina, mi vorrei rivolgere a Gino Barsella, mi vorrei rivolgere anche ad Armando Ceste, il quale, fra parentesi, quando ha fatto questo volantino qua, questo pieghevole, ha scritto, fra le altre cose, non so se l'avete letto, che diceva a questo proposito il regista inglese Ham Loach: se mangi con il diavolo devi avere un cucchiaio con il manico molto lungo per mangiare con questo diavolo. E ripeto, mi riferisco a queste persone che ho detto e anche all'amico Gino Barsella. Non parlo della Nestlé e non penso che voi vi rivolgerete alla Nestlé. Ma non avete fatto un pensierino, ad esempio, a Gelli della P2? Senz'altro sarebbe disposto ad aiutarvi, senz'altro, senza disturbare la Nestlé. Anche lei si rivolga a Gelli, senz'altro riceverà dei soldi. Perché guardate che è molto importante gli argomenti che sono stati portati qua. Ma noi di Valsusa Film Fest, gli sponsorizzatori di Valsusa Finse si chiamano Ampi, si chiamano Paolo Gobetti, si chiamano Alessio Maffiodo. Non si chiamano Nestlé e non si chiameranno mai Nestlé. Grazie. Adesso è vuoto, va bene, ma faccio quello come niente un po'. Io mi auguro che mia moglie non mi veda. Ma tanto male le vedete di filmarti. Ho preso appena appena adesso la pastiglia per il diabete, dai.